quando vuoi. Due parole sul posto. Questo posto è un ex rifugio aereo. Ha iniziato l'attività da pochissimo. Un mesetto. Un nuovo spazio off. Esatto. Poi è stata una sede del Partito Comunista Italiano. Sì. E adesso è diventato uno spazio teatrale. Centro culturale ancora. Parecchio attività, sì, sì. Musica, corsi, teatro, seminare un senso diverso al circolo di partito, facendo in modo di far capire alla gente che, diciamo, un'ideologia, in questo caso che si fa partito, può anche abbracciare, oltre alla propria bandiera, una bandiera che quasi nessun partito abbraccia più, che è quella della cultura. Perfetto. Dottor Jack, la Mr. Hyde, abbiamo avuto oggi una piccola anteprima, una chicca. Il testo a me è piaciuto moltissimo, l'interpretazione di Max e di Francesco, bella, entrambi, sì, cioè ci stavano proprio dentro, precisi, perfetti, a me è piaciuto molto, nonostante, tra virgolette, nonostante fosse semplicemente un reading, anche se non è stato semplicemente un reading. Dottor Jekyll e Mr. Hyde, uno si aspetta Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ma invece in realtà è un pretesto. È un pretesto perché quando l'ho scritto ho voluto immaginarmi Dottor Jekyll e Mr. Hyde oggi, certo, in questo contesto attuale in cui con le paure di oggi. Le paure di oggi e soprattutto il sistema di mondo, che non è più il sistema inglese vittoriano, perfettista, dove comunque c'erano dei valori, possiamo criticarlo quanto vogliamo, però c'è del bene e c'è del male. Oggi veniamo e vediamo che invece il male paga, insomma si è sempre detto il delitto non paga, viviamo in un'epoca in cui il delitto paga anche bene, begli stipendi e begli appannaggi. E allora ho voluto immaginare un dottor Jekyll e Mr. Hyde con una persona per bene, che poi è il dottore, Massimiliano, che frustrato da questo suo non riuscire stroietta drogandosi questa parte negativa, che però è vincente. Intanto non è come nel classico Dottor Jekyll e Mr. Hyde brutto, ha successo con le donne per ragioni bestiali, ma è orribile ed è brutto, è brutale. Invece il mio Hyde è bello, è affascinante, è ironico, è simpatico, certo, ed sì, è vincente, sì. E si evolverà dalla brutalità pura, arriverà all'elaborazione raffinata del male a servizio del potere e dell'impunità, qualcosa che abbiamo visto e vediamo purtroppo ogni giorno, e questo attaglia molto il pubblico, perché ci si riconosce, cioè siamo noi. Sì, 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 no, è stato molto gradevole. Poi ovviamente, se vogliamo dire che c'è una morale, c'è, cioè riconoscersi per rifiutare questo tipo di sistema. E voi due come vi ci siete ritrovati in questi personaggi? Come li avete presi? Ma a me ci conosciamo ormai da qualche anno, insomma, siamo stati ex. Insomma, siamo stati compagni d'accademia e quindi è stato bello ritrovarsi per me. Abbiamo iniziato a collaborare insieme, mi piace anche perché in questo lavoro, diciamo, il team, la squadra è una cosa molto importante. Quindi Massimiliano, devo dire che aveva letto il testo di Francesco, ha voluto a tutti i costi fare questa lettura e devo dire che aveva ragione, perché insomma il testo è molto bello e a me diverte anche l'idea di questi due personaggi che si possano anche scambiare. No? Mi diverte anche l'idea, però mi piace questo male seducente, affascinante, mi diverte molto. Dicevo a lui che dovrebbe essere una sorta di prestigiatore, no? Qualcuno fa i trucchi, no? È un manipolatore. Esatto, mi piace l'idea, no? E ogni volta che lo leggo mi suscita delle immagini, fai delle scoperte, no? E mi diverte anche Massimiliano, cioè siamo così diversi anche come approccio, che è divertente invece. Sì, il confronto, sì, no? Notato. Mentre il tuo personaggio, che alla fine cede al mare, perché per me è stato naturalissimo, perché io penso esattamente quello che pensa il mio personaggio, sono esattamente così, credo di essere il migliore nella mia professione ma non sono capito, di conseguenza mi drogo. Preciso, non ci sarebbe manco da aggiungere altro. Non è che mi trovo, insomma.
condivido molto ovviamente della scrittura. Del resto, Francesco, che ci conosce da, possiamo dirlo? No, qualche anno. Non lo diciamo, no, da qualche anno, da, non ha fatto, se non una scelta oculata. Conoscendo le mie durezze, le mie chiusure, io come sono un po', no, un raggico, cioè io una cosa così, un raggico, ma anche invece conosciamo la fortezza, evidentemente quello che diceva lui, no? Noi siamo un po' antitetici in maniera splendida, no? È quasi esemplificativa forse di quello che voleva dire Francesco, non è che ci abbia pensato a caso, e trovo che questo sia un testo assolutamente esattamente come quello di Francesco. Vabbè, quello di Francesco chiaramente ha delle ripercussioni più immediate, se vuoi, no? Perché parla direttamente di fatti di armi, si approccia alla storia anche abbastanza recente per lanciare un'onda sul presente. Questo non vuol dire però, attraverso la poesia e diciamo il testo e il teatro di parola di cui Francesco è, possiamo anche dire, un maestro in questo momento, le stesse pulsioni, la stessa urgenza e lo stesso monito non vengano fuori, anche se, diciamo, rarefatte attraverso un esempio che è un esempio molto potente, esemplificativo, lo sdoppiamento di personalità, che è anche uno sdoppiamento della società, che non lo sa, ma si sta mostruosizzando. Lo sa. Secondo me posso inquadrare gli anelli di Francesco? Sì, faccio. Questi anelli demoniaci. Francesco è stato sempre così, come lo vedete voi, da quando l'ho conosciuto, con la prima, gli anelli. Sono nato. No, sempre. Sì, facciamolo. Quando aveva 20 anni. Quando lo facciamo? Allora, diciamo che a Belli stiamo pensando, probabilmente poi adesso si concretizzerà, magari vedremo, eccetera, di fare una serata secca a Teatro Belli, che sarà l'11 o il 12 di marzo. Però hai diritto okay. Mio contro il Belli, capito? Sì, che ci devo fare la data secca. Se lo prendo. Ok, quindi il prossimo appuntamento operativo, questo Jackie Leard, sarà a marzo. Quindi intanto, merda. Grazie, merda, anche per questo. Voglio anche per questo. Alla prossima! Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Ciao. Papparappa.